Ma vorrei sapere quanta gente l'ha letto qui, eh? Che non è che in quel momento fermate Maria, piccia luce, come vedete come funziona, ecco. Nei momenti proprio non ci sta. Allora, io questa sera vi voglio aiutare nel cercare di uscire dall'imbarazzo e di capire cosa c'è scritto sul foglio del genere. Attenzione, siccome visto che sono anche molti bambini, noi cercheremo noi adulti di volare alti, ci capiremo solamente noi, ok? Quindi statemi bene a sentire. Inopinatevi. Importante, seguendo attentamente queste semplici precauzioni, sarete sicuri di ottenere il miglior risultato. Parla Ferrara. Vabbè, uno. Estrarre con cura il pilatico dalla bustina, facendo attenzione a non danneggiarlo con le unghie, anelli, oggetti taglienti, che il tuo smalto delle forbici, che c'è delle mani? Due, indossare il pilatico non appena raggiunta la azione e prima di iniziare la moltiplicazione o rapporto. Tre, appoggiarlo sulla punta del come la dici? In Puglia, ecco, la mamma dice al figlio: vieni qui, vamo al panificio, vamo a comprare un pane. Appoggiarlo sulla punta del pane pugliese e srotolarlo con cura per tutta la sua lunghezza. Rocco di Ortona ci mette tre quarti d'ora a fare il suo lavoro, che è una cosa un po'. E verificare che il bordo del pilatico stringa la base del pane pugliese. Fare attenzione a non danneggiarlo con le unghie, un'altra volta. E premere con due dita il serbatoio, perché va a miscela, che. Per evitare che rimangano bolle d'aria, certo, piena in bolle alla coccia, se non sai essere che tutte le fratelle. No. Non è così. Quattro. Una parola. Ah, ci sta, Dracula e Iacula, no? A draculazione avvenuta. Dopo cagna la parola che li capisco, ma. E prima che cessi attendi, estrarre il pane pugliese trattenendo il bordo con due dita. 5, ve lo giuro, c'è scritto: nel caso di un ulteriore rapporto, usare un nuovo profilattico. C'è un da scrivere perché la gente chiappa per girare dall'altra parte, evidentemente che tempi di crisi, capito? È come le calzette, no? Questo è come quello che c'aveva la vagliona che faceva schifo. Oh, guarda la vagliona tu, guarda per quanto è brutta. Ma lei è bella dentro, allora al voto. Ecco, lo stesso ragionamento proprio.